È stata una stagione molto ricca di avvenimenti, di attività, di impegno da parte delle nostre ragazze e delle nostre allenatrici. Devo dire che stasera ci siamo divertiti, è bello poter ogni tanto vederle all'opera senza avere la pressione della gara e del risultato. Come hai visto, abbiamo avuto le nostre 150 ragazze che si sono esibite. Il tema è stato quello del ritorno al futuro. Hai potuto vedere tutte le scenografie che sono state approntate dalle mamme delle nostre atlete. Io penso che sia stata un'annata dove, a parte i risultati sportivi che sono stati comunque importanti, per noi è importante sempre l'aspetto sociale di Audax. Quindi mi piace pensare che ancora una volta abbiamo collaborato con la Gigi Ghirotti per una raccolta fondi durante il nostro saggio e spero che anche loro siano soddisfatti come siamo soddisfatti noi. Noi siamo contenti perché le nostre ragazze anche oggi hanno dato il meglio di loro stesse, hanno riscosso una marea di applausi, sono vestite benissimo, sono allenate bene, quindi devo dire che è stata una giornata proprio di sport e di divertimento come ne avevamo bisogno, devo dire. Tutte le settimane le nostre ragazze hanno avuto l'opportunità di trovarsi nei vostri inserti settimanali e vedere appunto la bellezza anche di essere ricordate per i loro risultati. Con la ritmica abbiamo avuto buoni risultati nelle gare regionali e provinciali e adesso partiamo per Rimini per le finali nazionali di federazione. E abbiamo avuto dei buoni risultati anche con la pallavolo, che è l'altro nostro sport di riferimento, per cui abbiamo avuto una promozione, una salvezza, qualche playoff qua e là, per cui noi siamo molto contenti. È stato un anno di fatica, è stato un anno dove devo dire abbiamo fatto anche un cambio di società, nel senso che il nuovo consiglio a novembre scorso è entrato in carica, abbiamo dei consiglieri giovani che sono molto volenterosi, hanno molta voglia di fare e hanno portato una linfa nuova, per cui noi siamo contenti. Diciamo che se si percepisce, e credo che tu oggi partecipando insieme a noi lo abbia percepito, lo spirito di partecipazione, di voglia di fare e anche di attenzione sociale che ha Audax, abbiamo raggiunto un buon obiettivo anche quest'anno. Noi diciamo che il nostro sogno dal lato sportivo è quello di consolidare i risultati, quindi continuare sia nel volley che nella ritmica a ottenere buoni risultati come quest'anno. Dall'altra parte la nostra idea è quella di aprirci sempre più appunto all'ambito sociale. Non siamo solo una società sportiva e mi piace pensare che quello che avete visto oggi, che hai ripreso sulle scenografie, sono state fatte dalle mamme che si sono messe di notte, di domenica a prepararle, i papà erano 3 ore prima dell'inizio del saggio a caricare, a scaricare, montare eccetera. La nostra idea è quella che proprio sia insieme. Ora, tra poco noi partiamo, andiamo a cena credo in 50 o 60 tutti insieme, perché il bello è proprio quello di essere un gruppo di persone che tutto sommato ha ancora idea di fare delle cose insieme. Faremo un torneo dove vi inviteremo a fine giugno di volley e lì la nostra voglia di essere presenti nel sociale, nel territorio, si concretizzerà in un aiuto alla band degli orsi da una parte e al rimpascimento del Monte Moro con degli arbusti tipici dall'altra. Quindi metteremo le nostre atlete questa volta proprio a piantare piante con l'idea di dire che noi cresciamo e facciamo crescere anche il bello che c'è intorno a noi. Abbiamo diversi gruppi, partiamo dalle più piccoline che sono le bimbe di 3-4 anni che si approcciano con il gioco, però poi arrivati adesso a questo punto hanno fatto tutto un loro percorso motorio e quindi riescono a fare qualche esercizietto. Dai 3-4 anni, quindi andiamo in su, i corsi base 7-8 divisi per fascia d'età e loro fanno più un percorso all'interno della società. Mentre poi abbiamo il settore agonistico che invece lavora, anche loro divise in varie fasce d'età e livello, e loro invece fanno già gare fuori. Abbiamo la squadra delle Gold che ha partecipato alla Serie C, quindi sono gare al di fuori della regione. Abbiamo fatto il Lado Bosco Cup con vari gruppi ottenendo comunque buoni risultati e adesso poi andremo a Rimini che si conclude la stagione di tutto con un buon gruppo di agonisti, una sessantina, e speriamo di, insomma, di ottenere risultati. Finora diciamo che siamo molto soddisfatte del lavoro fatto. Una grande fatica, ma allo stesso tempo divertimento e gioia e soddisfazione per tutti, genitori, allenatori, ragazze che passano la maggior parte delle loro giornate in palestra, però contente di starci, ecco, perché lo sport comunque è una bella cosa, è positivo in tutti i sensi.